Assessore Russo, vogliamo spiegare l'iter procedurale per quanto riguarda i concorsi banditi dall'amministrazione comunale? Assolutamente sì, l'amministrazione comunale con questi concorsi vuole portare in essere prima di tutto un principio di meritocrazia e trasparenza nei confronti di tutti i candidati. Abbiamo oltre 6.000 candidati, quindi il processo deve essere studiato fino al dettaglio per permettere a tutti i 600 candidati di avere uguale garanzie all'interno di questo concorso, di questa preselezione. E la preselezione si svolgerà appena noi avremo le commissioni e quindi cercheremo di svolgere il tutto anche nel mese di agosto se necessario, speriamo di averle prima ovviamente. Daremo 15 giorni di preavviso come per legge ai candidati e daremo la banca dati della preselezione 7 giorni prima, in modo che i candidati possano studiare questa banca dati, perché all'interno di questa banca dati ci saranno le domande che usciranno casualmente il giorno della preselettiva. Come funzionerà la preselettiva? La mattina ovviamente si suddivideranno questi 6.000 candidati in giorni e orari diversi, e saranno all'interno del Casalino Nuovo. Chi entrerà all'interno del Casalino Nuovo per svolgere la prova non potrà più uscire, non potrà neanche andare in bagno, quindi sarà blindato all'interno. Le domande saranno casualmente formulate all'interno di quello che è questo cervellone che ha messo a disposizione della ditta sul momento davanti a tutti i candidati, chiedendo casualmente a dei candidati di procedere all'estrazione. Si suddivideranno queste 30 domande in tre buste e poi si sceglierà casualmente una delle buste che sarà somministrata. Ovviamente anche questo, siccome il Casalino Nuovo ha i posti vicini, noi faremo le domande per fila, quindi chi sta a fianco non avrà sicuramente la domanda, le domande sia per disposizione che per organizzazione uguali a quello che gli sta vicino, quindi per garantire una trasparenza massima. Saranno corrette col lettore ottico sul momento e quindi senza nessuna possibilità né di avere, come le notizie di cronaca hanno spiegato in alcuni concorsi di altri enti, le domande prima o lo scambio delle buste e quant'altro, perché si svolge tutto in quel momento con una ditta altamente professionalizzata per lo svolgimento di concorsi anche molto più grandi, tipo i concorsi ministeriali e quant'altro. Trasparenza, legalità. L'obiettivo è garantire i ragazzi, le persone che faranno il concorso, con il principio della legalità e la trasparenza e con il principio della meritocrazia soprattutto. Date? Le date le avrete a breve. Diciamo, perché il Comune ha bisogno insomma di queste figure. Allora, oggi come oggi viviamo in una situazione di necessità, abbiamo 332 dipendenti, contando anche 10 dirigenti, e sappiamo che un'amministrazione come quella di Catanzaro non può continuare annaspando in questo modo, quindi questi concorsi saranno sicuramente il preludio per altri concorsi, come quello che è stato già bandito per gli assistenti sociali, è uscita da poco la mobilità e probabilmente, qualora non ci saranno mobilità da altri comuni, procederemo con i concorsi, ma così come tutti gli altri settori abbiamo bisogno di linfa nuova per dare la possibilità all'amministrazione di procedere in questo percorso virtuoso. La pubblicazione del bando, sono pervenute migliaia di domande, sono 4.600 mi sembra, qualcosa in più se lo ricordo esattamente, per l'istruttore amministrativo, sono 14 posti di istruttore amministrativo e circa 1.500 per istruttore contabile per 10 posti. Sono state esaminate tutte le domande pervenute, sono state verificate la regolarità e sono stati pubblicati gli elenchi con gli ammessi. O con gli esclusi o gli ammessi con riserva. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il diario delle prove preselettive, ovvero le prove cui devono rispondere i candidati, essendo un numero enorme rispetto ai posti messi a concorso. La norma prevede, il bando prevede che venga effettuato questo test preselettivo per ammettere
100 al concorso effettivo con le prove scritte orali di istruttore contabile e 140 istruttore amministrativo. I test saranno 30 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del concorso, sono state predisposte, saranno predisposte da una ditta esterna che si occupa, scelta tramite gara, che si occupa specificamente di queste funzioni, di questi compiti, esperto in materia, tra le poche in Italia, in maniera assolutamente anonima per quanto riguarda le conoscenze da parte dell'amministrazione, sarà curata esclusivamente da loro, sia la creazione della banca dati che verrà messa a disposizione dei candidati qualche giorno prima per potersi ulteriormente preparare oltre alla preparazione che hanno già ottenuto, e poi da questa banca dati verranno scelti in maniera con estrazione casuale, alla presenza di alcuni dei candidati per ogni sessione verranno scelti i test che verranno presentati, preparati, e ognuno di loro dovrà rispondere. Le date a breve? Le date sì, saranno a breve, dobbiamo completare la formazione delle commissioni, non appena siamo pronti procederemo con la pubblicazione del diario delle prove preselettive, che potrebbe avvenire anche nei prossimi giorni, al più tardi a settembre, ma noi stiamo preparando per questo periodo.